politico, o meglio uno che addirittura quest'anno rispetto all'anno scorso ha deciso di non candidarsi al comitato perché arriva. Non fa un cazzo. Il comitato di radicali italiani, ok. Ma Riccardo Macchioni, un attimo, dacci questa news, non so, questo scoop, perché non ti vuoi candidare più al comitato? Cos'è? Ma non è una news, che uno se ha voglia, se ha intenzioni, lo può fare, e se non ha intenzioni. Ma tu perché non lo vuoi fare più? Ma perché lo considero improduttivo dal punto mio di vista politico. Cos'è che ti aspettavi e non ti ha dato? Gli stessi soldi che spendo per fare Modena-Roma, Roma-Modena, magari nell'ambito dell'attività e per l'amnistia, per la libertà e per il diritto, li spendo in maniera diversa, anziché darli al treno per andare a Roma per parlare 20 minuti per radio e dire, che ne so, mamma, mi ascolti 20 minuti per radio, oppure gli amici miei, mi ascoltate 20 minuti per radio, quello cosa ho risolto? Ho investito bene i miei soldi per magari raggiungere un obiettivo. Nello specifico c'è qualche persona, diciamo, dell'ambiente radicale che ti ha un po' deluso o comunque ti aspettavi anche lui che fosse diverso rispetto alle tue aspettative? No, ritengo che il comitato nazionale, non dal punto di vista come organismo, non sia politicamente improduttivo, cioè non, per me, dalla dimensione che abbiamo, è sufficiente il congresso, un segretario, un tesoriere e un'organizzazione tipo la giunta di segreteria, è sufficiente. Il comitato nazionale, cioè, c'è già il congresso che delibera una volta all'anno la mozione generale, non vedo perché reiterare le convochi dei congressi straordinari nell'eventualità che succede qualcosa di grosso. Una volta si diceva che chi faceva parte del comitato dava, suggeriva una linea, diciamo, politica all'eventuale segreteria. Gli mandi la mail. Quindi, quindi effettivamente è un po' quello che tu stai dicendo, che il comitato non ha ragione di esistere. È un organismo che non ha ragione di esistere. Per me no. Per me, cioè, non ha ragione di vedermici dentro. E tu pensi che ci siano anche altre persone che hanno... Riuscirò a infilare questo cardigan? Te lo puoi mettere, diciamo, sopra? Sì, alla felpa, visto che c'è freddo. Ma pensi che ci siano altre persone che pensano come te? Che no, hanno... cioè, consultandomi sono tutti più o meno... Mi becchi anche in un momento di merda che sto cercando di... Ma noi cerchiamo i momenti topici della situazione. Anche perché sei più sotto pressione, quindi ci dici quello che è, insomma, è la verità. Quindi il comitato ha fatto... comitato? Non si può neanche dire il comitato. Si può dire la maggioranza degli interventi a questo congresso sono stati un po' di autocelebrazione del fatto di essere radicale fino a se stessa e un po' di... qualcuno che si è trovato a disagio oppure vergognato del fatto che ci siano esponenti di vecchia data che abbiano litigato, abbiano... Da parte mia, io che sono fra quelli qua dentro, che non è per la pace ad ogni costo, ma per il diritto ad ogni costo, che è un'altra cosa, a me gli scazzi non mi creano remore, paure e vergogna di nessun tipo. Quindi persone che litigano qua ce ne possono stare dalla mattina alla sera, che solamente sono, dal mio punto di vista, vagiti di democrazia. Quindi non interventi come spadaccia, che ci raccontava che siccome qua è poco armonioso e il referendum Roma si muove, che Pannella non ha tirato fuori i soldi per finire la campagna referendaria di Roma si muove, ma io spero che Pannella i suoi soldi li spenda per raggiungere l'amnistia, mica per Roma si muove. Quindi alla fine... lui pensava al bene del partito, ecco, chi ha come priorità il bene del partito e non il bene dello Stato di diritto. Chi mette come viene prima il partito, poi vengono i diritti e la democrazia, ecco, io non la penso in questa maniera. Quindi per me, a parte spadaccia, che quando eravamo al congresso della coscienza in ascensore, Pannella è vecchio, lui a dire a Pannella che è vecchio, è stato fantastico, ma non ci sono idee, cioè, gli interventi anche in questo congresso che facevano propria la gravità della mancanza di legalità e di stato di diritto, che c'erano Pannella, Rita Bernardini, la Camera Penale, basta. Cioè, Emma Bonino, basta. Piazza Pulita, anche Turco. Adesso c'è questa moda, no? Che noi... Io ho proposto come all'Associazione Radicali Modena, alla quale sono segretario, di aderire, di diventare un'associazione di iscritti al partito...
radicale. Sì. Non più di radicali italiani, ma non tanto perché ce l'ho con radicali italiani e mi piace di più il partito radicale. Perché il partito radicale è un contesto più ampio, cioè è transnazionale, è transpartito. Valori nella quale io mi ritrovavo, l'ho proposto, è stato votato e quindi è un'assemblea, cioè è un'associazione in questo momento del partito radicale. Vengo, scopro che alla fine questo discorso di associazioni di radicali italiani e associazioni del partito radicale non è altro che, o almeno nel sentore che sentivo fa congressisti iscritti, che associazioni che passano dal portafoglio di radicali italiani, Staderini, De Luciano, non so, al portafoglio di Turco. Allora, Turco lo sa benissimo che da parte mia nel suo portafoglio non ci starò mai, non ci sono neanche adesso. Quindi pensa di potermi usare come numero da spendere come associazione che a lui piuttosto che a me, io l'ho fatto per una ragione di ideale. E non è detto che un'associazione aderente al Partito Radicale Transnazionale, a parte che associazioni, c'è sempre stato un giochettino sulle associazioni, io ho sempre guardato a degli obiettivi prima che guardare al benessere dell'associazione. Ma che è la ragione che poi ti ha fatto iscrivere al, penso anche a Radicali Italiani o votare radicale alla fine? Non è il bene interno del partito, sono gli obiettivi che si vuole raggiungere, allora, certo. La legalità. Cioè, io ho fatto questa proposta che poi era è stata presa troppo in pompa magna anche da certi iscritti dell'associazione, ma la legalità, lo stato di diritto, dove cazzo sono in questo congresso? Cioè c'è solamente, l'ho detto prima, un po' di autocelebrazione, ma come siamo stati bravi, come sono stati bravi quelli dell'associazione di là, di su, di giù, bravissimi, sono tutti bravissimi, cosa facciamo? Cioè, ce l'abbiamo l'urgenza? O almeno la necessità di dover comunicare a tutti che non siamo in una situazione di legalità dello Stato, perché, ma ce l'abbiamo questo, cioè ce l'abbiamo, mi auguro la maggioranza degli iscritti, no? Perché quelli che dicono la devono avere tutti, si deve fare, di democrazia non hanno mai capito niente, ma quantomeno la maggioranza di questo congresso io auspico abbia questa esigenza, che senta questa gravità, come diceva Napolitano, questa prepotente urgenza, ma, non, cioè, ma proprio urgenza, non si può permanere in uno stato di legalità neanche in una frazione di secondo a livello teorico, almeno da parte dello Stato. Non c'è questa urgenza, c'è l'urgenza di discutere di Turco che ha litigato con di Viale che ha litigato con Angioli, che Turco non gli va bene Staderini, che queste sono. Allora, che facciano? Sono responsabili, ognuno fa l'intervento che gli pare, le persone applaudiscono chi vogliono, nessun problema. Ma ci sono degli obiettivi, adesso io non so che emozione uscirà. Io ho il treno fra mezz'ora, bisogna anche che mi muovo un attimo, va bene. Per radio. Ti ringraziamo Riccardo Marchioni del tuo intervento, hai detto che sei segretario di dell'Associazione Radicali Modena. Perfetto. Ma sono un iscritto al partito a Radicali Italiani, prima ancora di essere segretario dell'Associazione Radicali Modena, che ha l'obiettivo della legalità e dello Stato di diritto, e sono radicale. Perfetto, grazie Riccardo. Vai.